Siciliano, Castello Teodoli, cenni storici. In un registro sulle censure del 1000 si ha notizia della donazione all'abbazia di Subiaco del castello di Siciliano, la cui struttura a quei tempi non era quella attuale. Certe fonti storiche attribuiscono in parte la fondazione del castello e lo sviluppo del villaggio all'opera degli arabi sconfitti nel 916 nei pressi dell'Aniene e comandati alla costruzione di molte opere. Questi arabi provenivano dalla Sicilia, terra del sole, quindi Sicilianum, attualmente siciliano. In una lapide all'interno di Santa Scolastica, in Subiaco, si ricorda che Siciliano facesse parte dei beni dell'abbazia sublacense. Più tardi passò ai Colonna, e infatti se ne parla nel testamento di Pietro Colonna, insieme a San Vito e Pisoniano. Alla fine del 400 e per alcuni decenni, la proprietà passò varie volte da questa famiglia alla chiesa di Roma, e viceversa, fino a quando Papa Alessandro VI confiscò il bene a favore del piccolo Giovanni Borgia, che visse al castello per 2 anni. Nel 1500 i Colonna cedettero Siciliano con atto di riscatto ad altra famiglia. A causa di dissensi con il Papa Paolo III, Siciliano venne assalito e conquistato da Pierluigi Farnese. Alla morte di quel papa, la grande famiglia romana riebbe il feudo. Alla metà del 1500, Paolo IV Carafa alienò a favore dei nipoti il castello. Passò poi per 10 anni in proprietà di Massimo. Siciliano venne acquistato insieme ad altri beni da Monsignor Guglielmo Teodoli nel 1576. Attualmente ancora lo detengono.